Oggi con noi a Giustizia Caffè Eleonora Pinsuti, la dottoressa Pinsuti, saggista, formatrice. Innanzitutto le diamo il benvenuto e la ringraziamo per essere qui con noi. Perché Grazie a voi. abbiamo pensato a lei in questi nostri appuntamenti? Perché dopo aver girato l'Italia sempre via Skype con avvocati, magistrati, professionisti della giustizia, abbiamo pensato di rivolgersi a chi forma i professionisti per farci aiutare a ritrovare le motivazioni giuste in questo periodo che mette alla prova tutti. Dottoressa Pinsuti, innanzitutto, questa emergenza sanitaria, lei come la sta vivendo? Io immagino di viverla come tutti, come moltissimi di noi. Siamo ovviamente in una situazione traumatogena, cioè una situazione imprevista e imprevedibile, che quindi costringe, noi tutti e noi tutte a rivedere sostanzialmente quella che era la nostra quotidianità. Siamo lontani dagli affetti, dalle persone che desideriamo vedere e di conseguenza ci interroghiamo su che cosa possa essere non soltanto il presente, ma soprattutto il futuro. Penso che questa sia, in termini tecnici, un'epoché, cioè una sospensione delle nostre vite, che può essere veramente utile per coloro i quali la interpretano nel modo giusto. Io parlavo proprio in una formazione, ovviamente via webinar, di una biografia del futuro. Dobbiamo sostanzialmente usare questo tempo per immaginarci chi e cosa vogliamo essere nel futuro prossimo e venturo. Ecco, un professionista superati tutti i problemi tecnici, tecnologici, le difficoltà economiche, che è inutile nasconderlo, ci saranno. Dove trova le risorse per dire ripartiamo, ricominciamo, riprogettiamo? Ma io credo che appunto sia necessario non soltanto cogliere le opportunità insite in ogni crisi. Questa è un po' una lectio facilior, si diceva in filologia, cioè è come dire una frase buona per tutte le stagioni. In realtà un professionista e soprattutto una professionista, perché poi mi piacerebbe un po' focalizzare l'attenzione su come le donne vivano questa situazione, ha ovviamente il compito sicuramente arduo di cercare di focalizzare l'attenzione sulle sue risorse, prima di tutto interiori, diciamo, quindi i valori della propria professione, e poi anche cercare di trovare i mezzi e i modi per continuare a portare avanti la propria attività e continuare a dare un contributo. Ciascuno di noi vive questa emergenza in una condizione appunto similare e al tempo stesso differente, e ogni situazione è sicuramente soggettiva. Personalmente posso dirle, dottoressa, come ho cercato di viverla io, quindi sostanzialmente cercando di capire quali fossero le nuove piattaforme per lavorare, sostanzialmente cercando di dare un ausilio e un sostegno nella direzione appunto dell'uso di nuove tecnologie, dell'elemento motivazionale, della resilienza o resistenza, che dir si voglia, a seconda delle situazioni, focalizzando anche molto l'attenzione sul femminile, che, se meno colpito dal Covid-19, sarà sicuramente colpito non dal virus soltanto biologico, ma sicuramente dal virus economico. Questo sì, e questo, le devo confessare, è l'aspetto che mi preoccupa di più, non tanto. Non soltanto per me come libera professionista, è chiaro che io ho avuto, come tutti, un grosso blocco dell'attività, ma soprattutto per tante donne, che si trovano nelle situazioni, diciamo, più diversificate e più disagevoli. Sì, parliamo dalle situazioni, quelle più terribili, diciamo, di donne che sono costrette a vivere in casa con i loro carnefici, e questa è la situazione estrema, però parliamo anche di politiche di genere, di cui lei si è molto occupata, che, forse si bloccheranno, le faccio la domanda. E dipende da come noi vogliamo interpretare anche la crisi. Sicuramente, se noi intendiamo le politiche di genere con una lettura semplificata,
mi si dirà, mi si è già detto, sì, ma a settembre ripartiamo con le questioni di business. Il problema è che non si vede, non si coglie tutt'oggi, nonostante alcuni appelli anche di donne estremamente autorevoli, come la questione di genere sia strettamente legata all'economia di questo paese e come riuscire a, parola brutta, sfruttare, diciamo così, la questione di genere in un'ottica di produttività possa aiutare l'Italia a uscire dalla crisi. Quindi io credo che e contrario, cioè di contro, siano proprio le parità di genere, se davvero poste in atto, che potrebbero aiutare il paese a uscire da una crisi epocale. Il Covid, ci pone di fronte a una situazione probabilmente quasi millenaristica, nessuno di noi viventi ricordava una pandemia e di conseguenza io credo che comprendere che cosa stia accadendo e quali risorse corre in atto, e le donne sono delle risorse che finora non sono state gestite al meglio delle loro possibilità, sono state invisibilizzate. Ecco, fare questo secondo me è un contributo necessario al paese. Io mi spenderò con la mia flebile voce, come direbbe Pasolini, per dire che è necessario assolutamente che le donne, le parità di genere, siano ai primi posti di un'agenda di ricostruzione di questo paese. Vediamo di usare il trauma, cioè in greco la ferita, per sanare veramente delle ferite e per cercare davvero di usarle come propellente a questa ripartenza che ci vede tutti impegnati e impegnate. Dobbiamo, così detta volgarmente, raccontarcela in modo diverso, cioè creare una nuova narrazione. A lei la narrazione ai generi ha dedicato un libro che mi pare di recente uscita. Sì, deve uscire, è stato stampato, ovviamente il Covid è uscito durante la pandemia e quindi come dire, sarà commercializzato appena sarà possibile. Sì, ha ragione, una diversa narrazione. Del resto le parole sono azioni, come diceva Wittgenstein, quindi con le parole si agisce sulla realtà. Io vorrei si comprendesse davvero che il pensiero femminile e femminista aveva già puntato l'attenzione sulla necessità di una collettivizzazione di responsabilità, sulla necessità di una sanità pubblica, sugli elementi dell'ecologia e dell'ecologismo, e tutto questo sarà veramente importante porlo in atto e porlo sull'agenda e sul tavolo di discussione, assieme alla presenza massiccia di donne che possono dare un contributo veramente fondamentale alla discussione e alla ripartenza del nostro paese. Quindi sì, va letto il contesto della parità all'interno di interrogazioni sul futuro. Abbiamo detto, Grossman anche, che questo momento interroga ciascuno di noi su cosa desideriamo, su cosa vogliamo, su chi siamo davvero. Io lo penso, o meglio, penso che questa possa essere una chiave di lettura. Confido che noi donne, prima di tutto, siamo capaci non di chiedere spazi, ma di dare delle risposte che amplieranno questi spazi. Io voglio che a questo punto noi diamo delle risposte. Non è più il tempo di chiedere spazi, è assolutamente il momento di prenderceli quegli spazi. Allora, le avrei chiesto in conclusione un consiglio ai professionisti, alle professioniste, ma mi sembra che le abbia già risposto con questo. Prendiamoci tutti gli spazi, in particolare noi donne. Grazie alla dottoressa Grazie a voi. Pinsuti di essere stata con noi e l'aspettiamo di nuovo presto a Giustizia Caffè. Sarà un Grazie ancora. piacere, sarà un piacere.